14ª edizione di Ambulanti in Città a Vasto, la manifestazione ormai diventata istituzionale è organizzata da Confcommercio Chieti in collaborazione ovviamente con gli ambulanti e l'amministrazione comunale di Vasto. Quest'anno rispetto alle ultime edizioni, Presidente Marisa Tiberio, avete voluto rinunciare alle premiazioni dei commercianti per una causa sicuramente più nobile. Sì, quest'anno abbiamo deciso di dare alla fiera anche un'immagine benefica, un obiettivo benefico, che è quello di fare una donazione all'ospedale di Vasto affinché il territorio vastese possa avere una migliore sanità. È un contributo di materiale ospedaliero e presidi medici, dai cerotti alle mascherine, al gel, ai termometri, e spesso sentiamo lamentele che magari gli ospedali sono carenti di questi importanti presidi, e grazie questo anche alla generosità degli ambulanti che, come diceva lei, hanno rinunciato ad un momento che voleva apparire anche autoreferenziale e quindi hanno voluto dare uno scopo benefico e di solidarietà, e quindi li ringrazio. E grazie a questo però è stato possibile realizzarlo perché abbiamo nella nostra associazione la neonata ASFO Sanità, che è una federazione che racchiude tutte le aziende che producono e distribuiscono materiale sanitario e forniture ospedaliere. Quindi è anche grazie alla loro generosità che è stato possibile oggi consegnare simbolicamente al sindaco Francesco Menna diciamo questa donazione, ma che poi sarà fisicamente consegnato con una cerimonia di consegna all'ospedale. Mi preme ringraziare l'amministrazione di Vasto perché è sempre collaborativa con noi, sempre perfetta nella collaborazione ad organizzare una fiera che comunque vede centinaia di operatori. Come vedete la fiera è riuscitissima, ci sono migliaia e migliaia di persone, e quindi il fatto che la fiera è sempre stata e rimane attrattiva e apre un cono di attenzione su questa meravigliosa città non può farci che piacere. Come al solito, di consuetudine, le chiedo, Presidente, quali sono le prossime iniziative? Ne fate tantissime durante l'anno, ma la più imminente. Le prossime iniziative sono tante, a parte le nostre assemblee, le questioni interne. Abbiamo un consiglio di Federmoda domenica 15 a Ferrara, ma sono i grandi temi che saranno degli obiettivi complessi da raggiungere. I grandi temi sono le nostre preoccupazioni, soprattutto per il riemergere del Covid, che purtroppo in questi 3 anni, soprattutto per il settore commercio, è stato catastrofico, ci ha messo in ginocchio e ancora oggi facciamo fatica a rialzarci in un clima ormai, come l'ho chiamato prima, di permacrisi. Ormai non c'è più la crisi economica, finanziaria, è in atto un cambiamento di cui forse non siamo neanche consapevoli. Quindi sono i grandi temi, anche quello dell'energia, i cui costi stanno risalendo, e anche il ruolo in questo cambiamento che hanno le associazioni di categoria. Insomma, non possiamo affidare tutto all'intelligenza artificiale.
Come ogni anno l'amministrazione comunale di Vasto partecipa a questo evento organizzato da Confcommercio, edizione numero 14 per ambulanti in città. Il sindaco Francesco Menna ha spiegato un po' le difficoltà del mondo dei lavoratori autonomi e dei commercianti e degli aiuti che le amministrazioni locali in qualche modo riescono ad offrire. Ci vorrebbe tanto di più, però le risorse, come sappiamo, a partire dai bilanci nazionali sono estremamente limitate. Ma intanto un ringraziamento di cuore a Confcommercio e Marisa Tiberio, che come sempre sono straordinari, registriamo migliaia di presenze, colori, saperi, sapori, scambi commerciali, tanta socialità, tanti sorrisi, veramente un'iniziativa magica e stratosferica. E grazie a tutti i volontari, le forze dell'ordine, la Polizia Municipale, la Giunta, l'amministrazione comunale che hanno reso possibile questa bellissima iniziativa. Poi naturalmente il piccolo commercio soffre e il piccolo commercio va aiutato dalla politica, dalle amministrazioni locali, già mantenendo la Tari inalterata, l'IMU delle attività produttive inalterata, aiutando anche con la manutenzione, ecco, valorizzando i quartieri. Naturalmente le risorse sono il grande tema, il governo stesso non riesce a chiudere i bilanci per carenza di risorse, ma tutti insieme ce la dobbiamo fare, ce la possiamo fare, perché il commercio da quando è nato l'uomo è sempre esistito ed è la chiave di volta naturalmente della nostra socialità e dell'umanità. Cosa pensa di manifestazioni di questo genere che portano tanti visitatori ma anche tante aziende provenienti da fuori Vasto? Vanno fatte, vanno rifatte, ma soprattutto servono a identificare i prodotti tipici, topici dei territori, cioè quei prodotti che esaltano la storia, l'esperienza, la socialità delle città e diventano dei attrattori turistici e commerciali. Penso alla ventricina, penso al brodetto di pesce, penso al peperoncino, al basilico, al pomodorino mezzotempo, alla scrippella, al tarallo per quanto riguarda Carpineto Sinello, alla sagra del tartufo di Torre Bruna, insomma a tutta quell'esperienza commerciale, gastronomica che può veramente fare la differenza nell'attrarre risorse, nel vincere i bandi, nell'essere anche attrattori turistici e quindi di persone e di popolazione. Anna Bosco è l'assessore al commercio e alle attività produttive di Vasto, non può che essere soddisfatta dell'andamento di questa 14ª edizione che vede una vastissima affluenza di visitatori e di espositori. Sì, sono contenta per Confcommercio e per la città di Vasto di questa bella riuscita, perché popola la città concomitanza delle festività appena passate di San Michele e ridà energia, ridà movimento sia alla categoria degli ambulanti che hanno in questa occasione nuove opportunità, insomma, di lavorare, ed è una categoria a cui vogliamo essere vicini come amministrazione comunale, ma poi è anche un bel momento di stare insieme, di incontrarsi per le famiglie e quindi anche turisticamente importante per la nostra città. A livello organizzativo, a livello di impostazione, a livello di presenze è sicuramente un ottimo risultato. Per questo ringrazio la Confcommercio, una persona, la presidente Marisa Tiberio, tutti i suoi organizzatori, il suo staff, quanti hanno aderito, e soprattutto ringrazio anche per lo sguardo attento al sociale. Ci sono tante associazioni che oggi sono in fiera a esporre la propria attività, ma anche per l'attenzione rivolta in questo caso per questa prima annualità all'ospedale di Vasto con questa donazione appunto di prodotti sanitari per il nostro nosocomio. Il post-Covid è stato sicuramente deleterio per tante attività lavorative, ma forse quella dei commercianti, dei lavoratori autonomi ne ha risentito maggiormente. Le amministrazioni locali, nei limiti delle risorse del proprio bilancio, cosa potrebbero fare di più? Sicuramente non dialogare sempre con, credo che la prima chiave di lavoro sia quella del dialogo, del confronto con i portatori di interessi, quindi con tutti quegli enti intermedi, associazioni di categoria che appunto si fanno portavoce. Ciò che chiedono in realtà fondamentalmente i commercianti è di essere supportati nel costruire un'immagine di città che attiri le persone, perché ovviamente laddove ci sono manifestazioni, laddove ci sono eventi, laddove le persone
persone sono anche invogliate a uscire e a spendere, a investire, limitatamente anche alle condizioni di spesa, possibilità di spesa, che anche quello è un tema a sé stante, allora sicuramente già hanno una risposta positiva dell'amministrazione comunale e poi chiedono di essere supportati per tutto quello che riguarda ovviamente anche la parte di tassazione in capo agli enti locali. Però le opportunità ci sono bandi, ci sono contributi, ci sono occasioni, per cui molte volte credo che manchi forse essere dotti al 100% delle opportunità, per cui strutturare una rete di dialogo che esiste da anni, ma rafforzarla affinché si crei un'azione sinergica degli operatori, come ho detto in conferenza stampa, per cui la collaborazione prevalga sulla competizione e in un'ottica di crescita insieme delle potenzialità personali e di gruppo, sicuramente credo che da questo ne trarrà beneficio la città, ma incoraggerà sempre più colleghi e commercianti a fare altrettanto. Quest'anno presente alla conferenza stampa anche il signor Lino D'Alonso in rappresentanza di Vittoria Assicurazioni, che ha voluto dare il suo contributo e la sua, diciamo, partnership con Confcommercio. Grazie. Buongiorno, noi come Vittoria Assicurazione e come rappresentante della stessa siamo con una convenzione a livello nazionale con la Confcommercio e questo è il primo anno che insieme alla dottoressa Tiberio diamo uno spunto per poter dare un valore aggiunto a questa bella manifestazione che sinceramente non ho mai partecipato, ma veramente, veramente c'è tantissima gente. Noi con i nostri prodotti e con le nostre attività cerchiamo di essere molto vicino ai commercianti. Riusciamo a dare veramente soluzioni, dico, molto all'avanguardia e molto competitive, quindi siamo a disposizione e ci fa molto piacere aver dato un contributo massivo a questa bella manifestazione. Quindi grazie a tutti, grazie alla dottoressa Tiberio, all'amministrazione, al sindaco, a tutti quelli che hanno condiviso con noi questa bellissima giornata.